Signore e signori, ora che l'Audi S3 4 Tribute di BFU Performance è ultimata, è arrivato il momento di dirvi che potrete vincerla con soli 8 euro e portarvela a casa. Come? Vai su bfue.it, partecipa al concorso e ricorda, più saranno i tuoi acquisti, maggiori saranno le possibilità di portare a casa quest'auto pazzesca. Carbonio, assetto, cerchi, gomme, impianto frenante, scarico, centralina dell'Aldex, carbonio dentro e fuori, ha su qualsiasi cosa. E in più è una targa oro, quindi un domani la puoi riconvertire ad originale e avere un'auto. Perché la converti? Fare il doppio così. Vai su bfuel.it e partecipa al concorso. Finalmente è tornata in bfuel. Oggi chi se non lui per montare l'aria condizionata e tutta la parte meccanica che manca di questo Mustang, che sta venendo davvero uno spettacolo, raga. Calcolate che mancano ancora i cerchi, mancano ancora gli pneumatici nuovi e mancano ancora gran parte dei pezzi davanti per darvi un'idea reale di quello che sarà poi l'auto finita. Tutti gli interni li cominciamo e li finiremo all'interno di bfuel. Stessa cosa per tutti i vari test del caso. Radiatore, aria condizionata, tubi di vario genere, raccordi e tutto il resto. Quest'auto non usciva con l'aria condizionata, gliel'abbiamo aggiunta noi e quindi il lavoro da fare è praticamente costruire con un sistema più o meno già esistente per questo Mustang da adattare poi sul veicolo, non modificando gli interni, non dovendo aggiungere fori o buchi vari al veicolo. Dunque, questa è tutta la componentistica che ci serve per aggiungere l'aria condizionata al Mustang, tra blower, tra compressore, raccordi, tubi, staff e tutto quanto. Ora il ciclo comincia ad inserire i vari componenti. Povero Albi, che difende a denti stretti la sua creazione. Dunque, da qui in poi io e Albi ci siamo vestiti da puffi, con le nuove felpe che usciranno breve online. Per descrivervi brevemente quello che stiamo andando a fare, quello che hanno fatto lui e Chico maggiormente per completare questo veicolo esagerato. Veicolo importante. Allora, la parte principale più importante è stata montare l'aria condizionata, che è un plugin moderno su un impianto classico della macchina originale, che ha portato via parecchio tempo. Sì, perché devi smontare tutto quello originale, devi montarne uno nelle predisposizioni originali e poi collegarlo con l'impianto elettrico che ti viene dato in dotazione. Tutto questo mischiato a te che stai facendo tutta l'insonorizzazione nuova del veicolo, l'impianto stereo, le modanature nuove. Sto ripristinando anche i fanali, sto montando i paraurti, sto montando tutti i pannelli interni di rivestimento della macchina, che non è semplice, più qualche altro componente nuovo, come tutto il rivestimento nuovo del baule. Quello l'abbiamo comprato. Quello hai fatto una roba. Quello lì l'abbiamo cercato, me l'avevi chiesto anche te, io ne avevo trovato uno bello, che funzionava davvero alla perfezione. Ruba un po' di spazio. Ruba un pochino di spazio, però non vedi più ferro nel baule e non vedi un tappetino appoggiato sulla base del baule stesso. I pannelli porta li abbiamo cambiati, abbiamo cambiato tutte le maniglie, sia per l'alzavetro, sia per l'apriporta. Ha cambiato tutte le clip. Cioè le clip che vanno ad innesto nel pannello porta, le ha cambiate una a una, l'ha sfilata, ne ha messo una nuova, è stato lì un giorno a far sì che tutte le clip facessero il loro clack. Ma adesso ho capito perché Roby e il Cicco preferiscono non lavorare sulle Ford, perché sono costruite in una maniera che io dicevo, ma no, è così bello, viti direttamente dentro la lamiera. Semplice, ma quando si allargano i fori, ciaone. Ma poi non sei preciso, non riesci a fare le cose in un certo modo, sei lì sotto capotti. Sei stato 2 giorni capottati, la testa grossa così viola a un certo punto. Sì, anche perché comunque tutta la parte del cruscotto noi l'abbiamo sostituita, abbiamo cambiato tutta la parte superiore, la strumentazione, tutte le modanature del cruscotto. 3.000 euro di strumentazione, non so se è chiaro.
Quindi tutta la parte che sta sotto al cruscotto, dove ha lavorato Cico, che ha messo l'aria condizionata a far passare i tubi, non mi piacevano le bocchette, quindi ne ho comprate delle altre, fatte passare tutti i tubi, i cavi, le luci che illuminano la parte sotto dei piedi del guidatore. Non c'erano alcune luci, le hai aggiunte, non va bene le tonalità, esatto, non va bene, esatto, la tensione, esatto, il voltaggio. Cioè. Ma sti cerchi che sono arrivati proprio gli ultimi giorni? Raga, cerchi studiati e disegnati in qualche modo da noi, perché volevamo un offset senza distanziale che andasse perfettamente a filo di carrozzeria con i nuovi coilover, quindi come al solito è stato molto un indovinello, perché sì, tu fai le misure quanto vuoi, ma poi... sia l'azienda sia te devi sperare di aver fatto le cose in una certa maniera, uniti a quella cromatura pazzesca, il cerchio 17, canale rovesciato, è venuto fuori uno spettacolo. Allora, diciamo che uno potrebbe vedere una Mustang con il cerchio da 15 piccolina, con la spalla grossa, e dire cavolo che bella, certo, ci sta, è il suo perché. Poi quando gli metti un cerchio cromato da 17 largo il giusto, tu dici ma che scemo che ero prima. Come hai fatto a pensare a mettere un 15 pollici? Esatto. Tutta la mia serie, anche in cucina mettere un 15 pollici. 2,75 posteriore, 2,25, no, 2,55 davanti, 2,75 dietro, una bella fetta di gomma. Così anche quando tu la guardi da davanti non vedi le ruotine classiche del Mustang, esatto, anni 60, ma esatto, vedi questa ruota cattiva. Noi siamo stati un pochino più larghi con le dimensioni del cerchio e della gomma in previsione, perché sapevamo che il proprietario della macchina, una volta provata, avrebbe detto sì, tutto bello, ma mi sono sbagliato, voglio qualcosa in più. Infatti. E quindi così è stato. E quindi la macchina adesso, che è già in uno stage 3, sta facendo da Roby, vedrete più avanti. Poi hai fatto lucidare anche i vetri da William, che ti ha fatto tutti i vetri. Sì, i vetri non c'era proprio fisicamente il tempo, il fornitore mi diceva che ci sarebbero voluti almeno 8 mesi per averli. Abbiamo cercato di tamponare un pochino il vetro posteriore rivestito da Talamona con la pellicola e abbiamo fatto lucidare quanto più possibile i due vetri laterali, che boh, insomma l'80% li abbiamo puliti. Bene. Ragazzi, spero vi siate divertiti in questa puntata di Costruiamo delle auto estremamente pericolose e veloci, e godetevi la prossima puntata dove andremo a fare il test drive ufficiale del veicolo su strada prima di iniziare lo stage 3. 3 o 4, ma anche 5 perché... Scegli tu. E scrivimi nei commenti quale prossima auto vorresti vedere fatta da B-Fuel Restomod. E soprattutto il colore dei cerchi anche, se voi li cambiereste. Bravo, cambieresti i cerchi e faresti anche un nuovo colore? No, cambiare i cerchi no. Oh, cazzo cambia i cerchi? Cambiare il colore ai cerchi. Sei fuori di testa, che ti vengono. So! Anzi.